Il treno arriva in Vaticano, a bordo centinaia di bambini provenienti da Amatrice, Accumoli, Norcia e dagli altri comuni colpiti dal sisma. Magliette bianche, cappellini rossi, tutti entusiasti di incontrare Papa Francesco. Una mattinata di festa per questi bambini che, seppur così piccoli, hanno vissuto il terrore sulla propria pelle. Ero rientrata da pochi giorni a dormire dentro casa e ha preso la scossa di terremoto. Hai avuto paura? Tanta. E adesso come la vivi? Come l'affronti la paura? L'affronto un po' meglio, ma la paura c'è sempre. Cosa hai pensato in quei minuti? Che cascavo a casa. Tu cosa dirai, Papa Francesco? Che vorrei che Norcia si ricostruisce subito e che non ci fossero più terremoti. Insieme ci spostiamo verso l'aula Paolo VI per il lancio dei palloncini bianchi, ricordo delle vittime del sisma. Volano in cielo seguiti dallo sguardo del Papa, poi il dialogo con i ragazzi. Come sono stati quei giorni dopo il terremoto da voi? Abbiamo avuto delle difficoltà per le case crollate, i palazzi. Ci siamo ripresi perché ci hanno portato le casette nelle nuove scuole. Quando vengono queste calamità c'è la forza per riprendersi, eh? Vero. È vero. E voi siete stati bravi. E le calamità feriscono l'anima, ma il Signore ci aiuta a riprendersi. Avete fiducia nel Signore voi o no? Sì. Sicuro? Sì. E anche la Madonna? Sì. Il Papa rassicura i bambini, poi li saluta. La festa è finita, ma tutti loro da oggi avranno meno paura. Una cosa unica incontrare il Papa di persona. Che cosa hai provato quando hai sentito parlare il Papa? L'hai visto così da vicino? Emozione, gioia. E adesso come torni a casa? Felice.